Beh, che dire, si va in vacanza. Che ore sono? Siamo arrivati al mare, 2 ore e 40 di autostrada, ma ce l'abbiamo fatta. Sei contenta? La nostra stanza è più piccola di quella dell'anno scorso, ma è caruccia, guarda il letto. E i quadri questa volta non sono storti, sono un po' scoloriti. Perché siamo sempre sul fondo di un corridoio? Guarda, non ti vedo, dov'è la luce? Non c'è, aiuto. Ah, è qui. Ok, io pensavo che era il campanello. Di chi? Boh. Della stanza. No, eh sì. Dove vai? È qua l'uscita. Ah. Sta freddo. Dov'è? Lì. Dai, guarda, se arriviamo lì già ti puoi sedere. Dai, guarda, qua è già bassa. Siamo già alle ginocchia. Ciao, io vado. Dai, non fai come... Sto freddo. Ciao, amore. Ma poverina. Ah, finalmente mi rinfresco. Finalmente siamo in acqua. Oh. È stato un bel pomeriggio al mare. Sì. Ok. Grazie. Amore. Sono una diva di Instagram. Non fa neanche così caldo oggi. Stiamo cercando da mangiare. Senza avere fortuna in realtà. No, però esco comunque. Però abbiamo prenotato per domani per un po'. Molto carino vicino al mare. Davanti. La sera era proprio full. Fai ecco, vedere che regali ti faccio. C'è il libro del Wagamama. Dove? Ah, sì. Era buona. È mattina, i miei capelli non hanno più una forma. Cos'è sta roba? Nella mia tuta c'è anche una ciliegia di quelle da mettere sopra le torte. Sono le 9 del mattino ed è già quasi tutto pieno, quasi. Ci sono ancora un po' di ombrelloni vuoti. Sole? Sei bastardo, sai? Però vuoi che sia lunedì, ma almeno nel mare non c'è nessuno. Magari poi in realtà guarda che sono aperte solo perché sono già prenotati, ma oltre a quello. Questo poi è il nostro hotel, questo qua. Ti piace? La nostra stanza è da quella parte dietro quel muro. Guarda quanti colori di ombrelloni che ci sono. Ah sì. Qui c'è un cavallo coperto. L'ho pensato anch'io, poverino. Mi fa che l'acqua è calda oggi. Le 9 del mattino. Quindi? Fa caldo. No. Quindi che se no poi non ti abitui più alla temperatura. Sta il sole.
sono le 10 del mattino. Meglio ora. Tu in piedi, io in piedi. C'è una differenza, cioè. Sembra un T-Rex ora con le zampine. La nostra spiaggia ed è libera ed è un piccolo quadrato rispetto a tutti gli altri ed è anche l'unico, forse ce n'è qualcuno di là ma non lo so. Le spiagge da queste parti sono strette e piccole. Quando noi veniamo al mare non ci importa nient'altro, cioè alla fine veniamo qua solo per il mare. Anche l'anno scorso non è che ci siamo mossi oltre Torre Pedrera, cioè non è che ci informiamo mai. A me va bene, nel senso, a me va bene così, tanto se vado al mare vengo per il mare. Ciao. Sei bassa, se ti lascio giù a fondo. Sono una sirenetta. In questo momento potrei essere nudo sul balcone. Abbiamo fatto spesa. Ora andiamo a mangiare. Questo è il nostro pranzo. Pane, baguette, un formaggio da un euro, una birra, dov'è il nostro prosciutto, eccolo, e via, per non farci mancare nulla, anche le patate al forno. Se non avete il coltello, usate il pollice, è così che si apre una baguette. Prendiamo il nostro etto e mezzo di prosciutto. Un po' di meno, ecco. E ora apriamo il nostro formaggio dal quantitativo di un euro. Ma questo è il tutorial su come fare un panino da povero, sì. Io stavo per dire fare un pranzo a 5 euro. E la madonna! Ecco fatto, vuoi che ci metto le patate sopra o le mangiamo a parte? Non voglio mangiarle a parte con le patate. Ma e ora con una funzione aritmetica la divideremo a metà. Perfetto. Andiamo a mangiare il nostro panino povero. Io un attimino. Amo! Ma no! Ma glielo restituisco, cioè. Ma tu non c'è nessuno. Poi è rotto. Ma no! Pranzo davanti al mare. Ma piuttosto tocco di formaggio, io mica lo mangio. Ma sì che lo mangi. No, piuttosto prendo quella parte lì. Va bene. L'ultima mare, no. No. Quindi entri subito, ti butti subito in acqua. Sbagliato, fa freddo. È già finito il mare. Domani andiamo a fare altro. Quando i gabbiani se ne vanno, loro tornano. Stasera mangiamo in un posto bello. Volete vederlo? Non so se l'avevo mostrato ieri questo posto, l'avevo mostrato? Sì. Comunque qua che mangiamo. Sei contenta? Molto. Vediamo cosa mangiamo, dai. No. Cos'è te? No, il pane. Un panozzo cicciozzo. Una patata. Vuoi un sorso di maionese o ketchup? Ketchup. Piccioni. Cos'è? Non era buono? No, era buono, però sono pieno. Non è vero. Visto, ho detto che è bambino. Chissà se si sente nel video. Alza il volume. No dai, che mi devo ubriacare. Io mi devo ubriacare, è il mio compleanno domani. Quindi paga da bere. Però volevi la pizza. Ieri che devo prendere l'hamburger, cos'è? Che devo prendere la pizza, questo però la pizza di ieri era buona, abbiamo mangiato anche stamattina. Finito di bere, mangiato tutto, io ho bevuto anche la sua roba perché non gli piaceva. E che novità. Oggi sono vecchio un anno di più e sono stanco. O sarà anche il terzo giorno, però questo posto è solo oscurità. Oggi ho usato un po' di più con la colazione. Questo posto oscuro. Ho capito finalmente dove sono. All'ultimo giorno. Ciao mare. Noi andiamo a farci un giro e poi ce ne andiamo. No.
stiamo andando via. Saluta il mare. Ciao mare. Oggi altro giro dei mercatini in real life. Vi portiamo direttamente dalla nostra vacanza in giro. Benvenuti al centro commerciale Le Serre. E c'è l'aria condizionata. Oh, finalmente. Siamo arrivati sul fiume del Vietnam. Lì c'è il ponte di Brooklyn. C'è un po' di tutto da queste parti. Ci sei anche tu sotto un albero. Voltini primavera già tagliati, la pasta, è il nostro pranzo di compleanno, è buono, vai mangialo. No. Vuoi un po'? Abbiamo mangiato, ci abbiamo messo un po'. Ci abbiamo messo un po' perché gli ultimi piatti un'oretta tutta l'hanno messa per arrivare. E invece quelli accanto a noi sono arrivati tipo subito, sì, perché stavano per chiudere. Esatto. Che cattiveria. Allora la prossima volta vengo 5 minuti dalla chiusura, mi vanno subito subito. Ti dicono così. La cucina è già chiusa. Vabbè. E io dico però la vostra cassa no. Vabbè. È il momento di tornare a casa e mi sta chiamando qualcuno. È il momento di andare a casa. Muovendoti. E dopo tolgo e pare magia, no? Ormai l'ho capito il trucco.